possiamo fare anche un po' di luce a questo punto, direi. Buonasera a tutti, la più calda delle buonasera che mi giunge da parte di Raffaele Barbieri. Questa è la quarta edizione del premio Città, appunto di Stazze, potremmo dire, però, per quanto riguarda la civetta di Minerva. Un premio letterario che si staglia a livello biennale e ha la sua una caratteristica peculiare, quella di avere la decisione finale affidata ad una giuria di lettori. Questo però lo vedremo poco alla volta. Adesso mi preme ringraziare quelli che saranno anche i nostri compagni di viaggio. Si parla di Sapienza, quindi, attraverso la civetta di Minerva, ma anche di muse, Calliope, quella della poesia, e Euterpe, quella della musica. A proposito di musica, salutiamo e ringraziamo Nico D'Alessio, di qualità. E poi un ringraziamento sicuramente a Bianca Pacilio che ha curato le scenografie. E dovremo un saluto al nostro, un ringraziamento al nostro amico Ciro, il nostro tecnico audio video. Ringraziamo anche le riprese televisive dell'emittente che se non sbaglio trovate sul canale 18 per quanto riguarda il digitale terrestre. Il premio è organizzato come ogni volta dall'associazione Spazio Incontro, appunto di Stazze di Sommonte, con il patrocinio morale del comune di Sommonte e della provincia di Avellino. Ora c'è la presentazione della giuria tecnica per quanto riguarda anche il meccanismo del premio, che appunto si divide in due fasi. Allora, la giuria tecnica è presieduta da Domenico Cipriano, con componenti Raffaele Barbieri, Cosimo Caputo, Francesco Filia e Carlangelo Mauro. Segretario per il diritto di voto, Fulvio De Rossi. Sono pervenuto presso la segreteria del premio letterario 44 opere edite chiaramente. I giurati hanno proposto la seguente decina di opere finaliste, da sottoporre al vaglio della giuria popolare che decreterà il vincitore durante questa serata, alla presenza appunto del pubblico. La giuria popolare, che ha avuto modo di leggere e approfondire le opere dei tre finalisti, decreterà il vincitore al termine della manifestazione con voto segreto. C'è un termine, quello della decisione del popolo sovrano, usato già dai tempi della rivoluzione francese ed abusato ultimamente per alcuni talk televisivi quando si tratta di telefono. La nostra giuria invece è fatta di lettori che hanno dalla loro la partecipazione attiva appunto a questo premio e soprattutto alla decisione finale. Intanto noi però ci rilassiamo un altro attimo con un brano del duo D'Alessio.